Nel 1956 George Miller della Harvard University pubblica sulla Psychological Review uno degli articoli cui viene fatto più spesso riferimento in psicologia, intitolato Il magico numero 7 più o meno 2, alcuni limiti della nostra capacità di processare o elaborare l'informazione. Si tratta di un articolo molto tecnico, da cui viene ricavata l'indicazione secondo cui il numero di elementi che possiamo gestire in una singola operazione mentale è compreso tra 5 e 9. In termini più generali, forse un po' imprecisi, ma si dice così, la quantità di informazione che siamo in grado di elaborare al momento dato è circoscritta attorno al magico numero 7. Oppure anche lo span, arco o intervallo della nostra memoria a breve termine o memoria di lavoro, si limita più o meno ad una capacità di 7 chunk o pezzi per volta. Al successo dell'articolo ha certamente contribuito la connotazione esoterica del suo titolo. Mentre il numero di chunk effettivamente gestibili in un singolo processo di elaborazione mnestica immediata è risultato essere con ogni probabilità diverso, secondo molte verifiche sperimentali successive, attestandosi al di sotto dei 5 chunk, forse 3 o al massimo 4. Un aspetto notevole di questo articolo, rispetto al successo che ha avuto come punto di riferimento per la psicologia scientifica contemporanea, è che non si tratta di un lavoro sperimentale. Non c'è laboratorio, né campione, né dati originali da cui trarre delle conclusioni. Circostanza che pare sfuggire a molti studenti, anche quelli degli ultimi anni da me intervistati e anche da qualche collega, Matt Gleason, che pure hanno sentito citare questo lavoro. L'articolo è un ragionamento ad alta voce, in cui Miller sviluppa delle ipotesi logiche su delle risultanze altrui. Si tratta in effetti di una ricerca, o meglio di una dimostrazione, esclusivamente razionale o razionalista, ancorché a partire da dati sperimentali, prodotti precedentemente in laboratorio da una serie di altri ricercatori, questa volta empirici. Non entro nel ragionamento lì pubblicato, troppo complesso per una scheda introduttiva, ma penso meriti notare il fatto che il magico articolo di Miller, il quale rappresenta veramente uno dei punti di partenza per la nuova corrente cognitivista all'interno della psicologia, è il passaggio rifondativo anche di qualcos'altro. Rappresenta, dopo quasi un secolo di preeminenza assoluta dei dati originali, il ritorno del ragionamento alla condizione di piena cittadinanza nell'ambito della psicologia scientifica. Dal 7 di Miller in poi, anche l'argomentazione sperimentale, accanto all'esperimento in laboratorio vero e proprio, diventa una presenza pervasiva nella psicologia accademica ufficiale di fine Novecento.